Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del TG Web di 077 News e Trip TV. Apriamo questa nuova edizione con le ricerche che continuano per il detenuto evaso. Domenica scorsa dal carcere di Aurelia, catturato Luca Leghe. Le forze dell'ordine proseguono la caccia a Marco Osvaldi. Sempre per prendere quota l'ipotesi che il fuggitivo abbia raggiunto Roma, almeno a bordo della Fiat 500 rubata a Borgata Aurelia la sera dell'evasione, perché nell'auto non sarebbero state ritrovate tracce riconducibili al 22enne. Cambiava e parliamo di Borgo Descalchi perché è stato risolto a tempo di record il danno che c'era stato al collettore, operai e tecnici al lavoro, sin dal primo pomeriggio di oggi per riparare il danno al tratto di collettore. Come detto, si trova zona antistante. A Borgo Descalchi sono stati gli abituali frequentatori della spiaggetta a dare l'allarme questa mattina, quando si sono accorti che nella parte sottostante il pontile, che ospita un tratto del collettore collegato al depuratore, fioriscivano liquami malodoranti. Quindi risolta questa situazione a tempo praticamente di record. Parliamo invece di politica, perché la minoranza torna a far sentire la propria voce riguardo all'acqua e alle partecipate. È stata anche chiesta che dei consigli comunali che si possono svolgere l'11 e il 18 settembre, proprio per parlare di questi temi che sono al centro dell'attualità cittadina, anche dell'attività cittadina per quanto riguarda i partiti politici e anche i movimenti. Parliamo di sanità perché più che mai è necessario stringere i tempi, e questa è l'indicazione che è stata ribadita nuovamente nella conferenza stampa, il tavolo tecnico si è svolto ieri mattina alla Fondazione Carici riguardo all'hospice oncologico. Serve concretezza per risolvere i problemi legati alla sanità cittadina. Invece parliamo ancora di politica perché Cacciapuoti è stato nominato nuovo portavoce dei Fratelli d'Italia. Dichiarazioni di Grasso della svolta per dire proprio questo, per fare i complimenti a Cacciapuoti che ha ricevuto questo incarico. Parliamo invece di medio perché siamo in agosto e quindi si prende la scena Lucifero. Chi è Lucifero? Il nome che è stato dato a questo fenomeno di alta intensità, di alte temperature che c'è in questi giorni, anticiclone classico che è avvenuto. La Protezione Civile ha diffuso un nuovo aggiornamento rispetto al bollettino del sistema di prevenzione delle ondate di calore relativo al territorio CIECI e anche del comprensorio. Per la giornata di domani e di dopodomani si aggiunge una situazione di allerta di livello 3, il più alto previsto, con temperature percepite massime di 41 gradi. Il picco è previsto per la giornata di venerdì. In entrambe le giornate si dovrebbero registrare 29 gradi già alle 8 di mattina, per cui prestate attenzione a questa cosa. Torniamo alla politica perché c'è da registrare l'intervento di Giannini del PD. Non è un nemico da combattere, ma un rappresentante della città da supportare. Questo è Francesco Fortunato, secondo Stefano Giannini, almeno per quanto riguarda il suo nuovo ruolo all'interno del comitato di gestione dell'autorità portuale, un incarico che ha provocato polemiche, quello proprio di Fortunato, per il cui Fortunato non ritenuto all'altezza e per possibile conflitto di interessi con il lavoro nella GTC, tanto a spingere l'ex sindaco Tidei a diffidare il presidente Di Maio dalla nomina. Chiudiamo questa edizione del telegiornale di 076 News Trip TV con una notizia riguardante una parete formata da pesanti lastre di cemento pericolante che costeggia la rampa per disabili. È l'incredibile situazione in cui versa uno degli ingressi a padiglioni del Cimitero Nuovo, denunciata da delle persone che si erano proprio in questo luogo. È una signora che fa frequentemente visita alla tomba del marito, quindi è un pericolo costante e si spera che possa essere risolta più presto questa situazione. Con questa notizia, con questo invito, chiudiamo questo appuntamento con l'edizione giornaliera del nostro telegiornale. Ringrazio assolutamente per l'attenzione, ci vediamo domani in un'altra edizione del TG Web.